Giacomo, hai sentito? Cosa? Hanno detto che noi, persone con i capelli rossi, ci stiamo per estinguere. Non ci saremo più. Oddio, ah, che palle. Mi sembra un po' un'esagerazione. Cioè, spiega meglio cos'è che hai sentito, qual è l'ipotesi? Allora, ti spiego. Vai. Secondo la globalizzazione, a causa della globalizzazione, noi, persone con i capelli rossi, ci diluiremo sempre di più e alla fine semplicemente non ci saremo. Ok, ho capito, è un'idea un po' stravagante, cioè ha un certo senso, ma non funziona davvero 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 così. Cioè la genetica di popolazione è un po' più complessa, però va bene se vuoi, cioè adesso cerchiamo un attimo di capire insieme come funziona. Okay. Già che ci siamo lo spieghiamo anche a tutti loro che ci stanno guardando. E però prima secondo me sarebbe giusto spiegare cosa sono i capelli rossi, cosa vuol dire avere i capelli rossi. Sì. Ok, e tu sai come funziona? Beh, studio biotecnologie, quindi sì, cioè non mi hai chiamato solo perché ho i capelli rossi, giusto? No, giuro, assolutamente. Quindi, beh, allora okay. Spiegalo tu. Va bene, allora lo spiego io. Perché io ho questi capelli rossi? Le persone con i capelli scuri hanno un pigmento, l'eumelanina, che li porta ad avere appunto i capelli scuri. Io invece non la esprimo. Quindi quando voi guardate i miei capelli, c'è un altro pigmento che li rappresenta, la feomelanina. Il motivo per cui non riesco ad esprimere l'eumelanina nei capelli e nella pelle, e quindi non riesco ad abbronzarmi, è che il recettore che dovrebbe portare all'espressione di questa eumelanina è rotto. Questo perché le varianti del mio gene MC1R sono mutate e portano alla formazione di un recettore non funzionante. Dato che abbiamo una coppia di ogni gene, nel mio caso, per avere i capelli rossi, devo avere entrambe le copie di MC1R mutate. Se io avessi anche solo una copia funzionante, avrei il recettore funzionante e quindi avrei capelli neri. E ovviamente anche con due copie funzionanti avrei capelli scuri. Questo è un tipico gene che porta a una caratteristica dominante o recessiva. Si dice che una persona come me, che ha una doppia variante recessiva, è omozigoto recessivo. Nel caso in cui avesse una doppia variante dominante, omozigoto dominante, una recessiva e una dominante, eterozigote. Molte persone, molti di voi, hanno una coppia che è dominante e una recessiva, anche se non lo sanno, e quindi siete eterozigoti. Se una persona eterozigote si accoppia con una persona con i capelli rossi, ha il 50% di possibilità di avere un figlio con i capelli rossi. Nel caso invece fossero due eterozigoti ad accoppiarsi, avrebbero un quarto delle possibilità di avere un figlio con i capelli rossi. E questo è il modo in cui si spiega la genetica dei capelli rossi. Quella che hai appena fatto è una descrizione però teorica. Ovviamente la realtà è sempre più complessa di quello che noi ci aspettiamo. C'è sempre una certa differenza tra quella che è la genetica, effettivamente, e quella che poi è la reale espressione fenotipica. Facciamo degli esempi concreti. Tu hai parlato di capelli rossi o non capelli rossi. Poi in realtà c'è una certa differenza anche all'interno dei capelli rossi. Giustamente, guarda, noi. Tipo, tra me e te c'è una bella differenza. Siamo rossi, ma rossi diversi. Diversi. Abbiamo probabilmente entrambi i geni mutati, ma li esprimiamo comunque in modi diversi. Oppure poi ci sono cose molto particolari del tipo persone che hanno la barba rossa mentre i capelli no, o viceversa. E anche lì è perché ci sono magari in gruppi di cellule diverse si esprime o no alcuni recettori diversi. Oppure, e l'altra cosa forse più interessante, sembra che per forza chi è recessivo abbia i capelli rossi. In realtà ci sono delle indicazioni che la genetica dei capelli rossi non sia proprio chiara al 100%, ma ci si discosti. Per esempio in Inghilterra c'è evidenziato uno studio che c'è un 20% della popolazione di persone con i capelli rossi che lo è pur non essendo recessiva per entrambi, magari ha soltanto una delle due varianti geniche. Quindi quello che hai appena spiegato te va benissimo, usiamolo come modello anche poi per andare avanti con la spiegazione di quella che è la genetica di popolazione, ma sempre è tutto più complesso. Se volete approfondire questo aspetto che è molto molto complesso ve lo lascio in descrizione. Apro una parentesi giusto perché magari può interessare qualcuno, anche i Neanderthal avevano i capelli rossi. E lo sappiamo perché dei pochi resti che abbiamo di Neanderthal abbiamo trovato la presenza di varianti geniche come le nostre, quindi MC1R, ma le due mutazioni sono avvenute indipendentemente. Non è la stessa mutazione che abbiamo insieme e poi si è diffusa nel nostro antenato comune. È successo due volte, questa cosa capita, è un tipo di evoluzione convergente. Quindi c'erano Neanderthal come noi, completamente rossi, questa cosa wow. È super bella. Adesso vediamo l'aspetto quello dell'estinzione. I rossi, noi rossi, ci estinguiremo? Davvero? Oppure no? E la risposta adesso arriva, ma prima però devo un attimo dire una cosa, giusto per sincerità tra noi, giusto perché non voglio che ci siano cose finte tra di noi. In realtà questo video è una trappola, perché in realtà è un video in cui a un certo punto faccio una lezione di genetica di popolazione. Come ha spiegato benissimo Alessia,
non ci sono soltanto gli omozigoti recessivi, come per esempio me o come per esempio lei, ma ci sono anche tantissimi eterozigoti. Non solo, questo è un aspetto fondamentale. Nel caso di caratteristiche molto poco frequenti, di solito gli eterozigoti sono molto di più rispetto agli omozigoti recessivi. Questo è un aspetto particolare e deriva da alcune formule matematiche molto particolari o semplicemente la formula di Hardy Weinberg, che però non vi mostro perché tipo la matematica alla gente tipo fa un sacco schifo. Se io mostro una formula qui, probabilmente l'ho fatto, perdo una parte del pubblico, però questa è una formula semplicissima. Vi faccio degli esempi concreti. In Irlanda una persona su 10 ha i capelli rossi, quindi 0,1. La radice quadrata di 0,1 è circa 0,3 qualcosa. Significa che in Irlanda più del 30% delle varianti geniche sono del gene MC1R. In Scozia, per esempio, 6 persone su 100 hanno i capelli rossi e lì la frequenza di varianti legate a MC1R mutata è intorno al 24%, cioè significa che una persona ha molte probabilità di essere eterozigote. Quello che è importante quindi è capire quali sono le frequenze alleliche nelle varie popolazioni e questo poi determinerà quante persone con i capelli rossi ci sono. In Europa c'è circa un 1-3% della popolazione che ha i capelli rossi. Lo stato con più persone con i capelli rossi, per esempio, sono gli Stati Uniti, perché hanno un sacco di persone che sono immigrate proprio magari dall'Irlanda ed è un paese enorme, quindi è il posto in cui ci sono più persone con i capelli rossi, proprio a livello di stato. Oppure, questa cosa magari potrebbe colpirvi, esiste in Algeria una popolazione africana in cui il 4% della popolazione ha i capelli rossi. A noi interessa la frequenza totale del mondo, che è stata stimata intorno al 10%. Nel mondo quasi il 10% delle persone hanno almeno un gene per i capelli rossi. E questo significa che anche in un caso di massima diluizione, e quindi immaginatevi proprio che tutti i geni che portano a formazione di capelli rossi si distribuiscano equamente nel mondo, comunque una persona su 100 nascerebbe con i capelli rossi. Questa è un'ottima notizia, direi. Significa che, malgrado tutto, se anche da domani iniziassimo tutti a copiarci con tutti in tutto il mondo, non scomparirebbero le persone con i capelli rossi, anzi circa rimarrebbe sempre un 1% della popolazione mondiale con i capelli rossi. Quindi tranquilli, ovviamente non ci sarebbero più zone in cui il 10% della popolazione ha i capelli rossi come in Irlanda, ma mediamente nascerebbero un sacco di persone comunque con i capelli rossi, una su 100. Quindi anche una massima diluizione di questi geni non porterà mai a un'estinzione dei capelli rossi. Questo proprio perché le varianti geniche non possono scomparire, non scompaiono nel nulla. Anche se, e qua apro un'altra parentesi sempre legata alla genetica di popolazione, non è detto che questo non porti all'estinzione dei capelli rossi. E questo è un aspetto fondamentale che adesso voglio raccontarvi ed è legato proprio al concetto di fissazione. Nella genetica di popolazione una cosa che si fa molto è cercare di stimare quante generazioni e quanto tempo potrebbe metterci un qualche gene a fissarsi, questo è il termine tecnico, quindi diventare preponderante all'interno della popolazione o andare a zero. Questa cosa si può fare con praticamente qualsiasi gene e se non c'è selezione naturale è abbastanza facile fare dei modelli che possono prevedere quanto tempo possa metterci mediamente, poi è un discorso medio, sempre statistico, a fissarsi a 0 o a 100, al 100% della frequenza. Per sempre calcoli matematici molto complessi, se volete approfondire vi lascio tutto in descrizione, la probabilità che una qualche caratteristica, che un qualche gene si fissi, o a 0 o a 100, è esattamente proporzionale alla sua frequenza. Quindi se in questo momento i capelli rossi, o meglio, scusate, il gene mutato di MC1R, è il 10% della popolazione, c'è una buona probabilità del 90% che all'infinito, quindi in un tempo infinito, in tutta l'umanità non ci sarà nessuno con i capelli rossi, quindi si fisserà il gene quello non mutato di MC1R. Ma c'è anche una possibilità, che comunque non è poca, del 10%, che all'infinito, fra tantissimi milioni, miliardi di anni, l'umanità avrà tutti i capelli rossi. 10%. Ma questa è la probabilità che l'evento accada all'infinito. La verità però è che il tempo necessario perché questo fenomeno avvenga è fortemente correlato al numero di individui. Tanto più una popolazione è piccola, tanto più è facile che un gene possa andare o a 0 o a 100. Noi abbiamo in questo momento una popolazione talmente tanto grande, si parla di appunto 7,7 miliardi di persone, che le probabilità che scompaiono casualmente per fluttuazioni casuali tutte le persone con i capelli rossi, o tutte le persone con i geni con i capelli rossi, è praticamente impossibile. Quindi anche da questo punto di vista è possibile che i capelli rossi si estinguono, ma ci vogliono dei tempi talmente tanto grandi che è molto più probabile che ci estinguiamo tutta l'umanità in un colpo solo. A meno che l'umanità non abbia un grosso crollo di popolazione,
E quindi in quel caso si rimane in pochi, e se si rimane in pochi è molto più probabile che, se tra quei pochi ci sono molte persone con i capelli rossi, si fissino i capelli rossi. Se in quei pochi ci sono pochissime persone con i capelli rossi, scompaiono i capelli rossi. Tutto questo vale se non c'è selezione naturale, quindi opera completamente la deriva genetica, che è il meccanismo che vi ho appena spiegato. Nel caso dei capelli rossi ci sono indicazioni che la selezione naturale ci sia parzialmente in Africa, perché le persone con i capelli rossi tendono anche a sviluppare magari una pelle un po' più chiara e quindi avere più problemi di tipo legata ai tumori legati al sole. Ma ci sono anche degli studi che mostrano che fuori dall'Africa, quindi in Europa, non c'è segno di selezione naturale sui geni legati ai capelli rossi. Quindi è davvero poco verosimile che la selezione naturale da sola possa eliminare completamente il gene dei capelli rossi. Quindi dai, capiamoci, i capelli rossi non si estingueranno, ottima notizia. Oddio, non si estingueranno a meno che non si estingua tutta l'umanità, ma a quel punto chi se ne frega dei capelli rossi, o a meno che non ci sia un grandissimo crollo demografico, e lì le probabilità che i capelli rossi si estinguano saranno molto di più. Però di nuovo, se c'è un grandissimo crollo demografico nell'umanità, penso che la salvaguardia dei capelli rossi sia tipo uno degli ultimi problemi che si porranno. Secondario. E in più c'è un'altra roba strabella, che c'è la probabilità del 10% che fra tantissimo tempo tutta l'umanità avrà i capelli rossi, come noi. 10%. C'è un modo per aumentare questa percentuale? Fare in modo che le probabilità aumentino sopra il 10%? Sì. Oddio, alcune sono brutali. Tipo, la cosa più ovvia sarebbe tipo eliminare tutte le persone che non hanno i capelli rossi e in poco tempo riusciresti a fare in modo che tutti abbiano i capelli rossi nella Terra. Okay. Certo, selezionare le persone per alcuni caratteri fisici non mi sembra una cosa molto intelligente, molto tipo la storia ci insegna che non è una cosa buona, no. Ma c'è un altro modo in realtà che è paradossale, cioè se la fitness delle persone con i capelli rossi fosse più alta della media, i capelli rossi inizierebbero a diffondersi all'interno della popolazione sempre di più. Quindi basterebbe che le persone con i capelli rossi, come noi, facessero più figli della media. E questo basterebbe, generazione dopo generazione dopo generazione, fare in modo che tutti abbiano i capelli rossi. Quindi, se vuoi fare in modo che voi rossi volete che diventare più preponderante all'interno della popolazione, dateci dentro. Fate figli, noi rossi dobbiamo darci dentro e far figli. Giusto. Non per forza è tra di noi, è anche con altri, perché li passiamo i nostri geni ai loro figli. L'importante è farne più figli della media, quindi dateci dentro, facciamolo e rendiamo i rossi grandi ancora. E noi ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao. Make red great again.